Taglio del nastro per il nuovo sottopasso della stazione di Bari Centrale che collegherà H24 le due parti della città. La struttura, realizzata da grandi stazioni rail e finanziata con 3 milioni e mezzo di euro, rientra nel programma di riqualificazione della stazione di Bari con interventi del valore complessivo di 14 milioni di euro. È più larga rispetto al vecchio sottopasso, dotata di 4 ascensori e 4 scale mobili, e ciò consentirà una fruizione da parte di tutti e in modo particolare delle persone a mobilità ridotta, come ha spiegato l'amministratore delegato di Grandi Stazioni Rail, Silvio Gizzi. Oggi attiviamo il nuovo sottopassaggio di Bari, il principale. Lo chiamiamo principale perché è il sottopassaggio poi che collegherà H24 le due parti della città. Il sottopasso è stato completamente rinnovato, ampliato, allargato. È dotato di 6 ascensori e di 4 scale mobili. Ciò consentirà una fruizione da parte di tutti e in particolar modo delle persone a mobilità ridotta. Inoltre è stato allungato di circa 60 metri per collegare lo stesso con la ferrotranviaria, i binari della ferrotranviaria e di conseguenza poi anche con le ferrovie Apollo-Lucane. Dall'altra parte, su via Capruzzi, lo stesso ad oggi si innesterà nel costruendo fabbricato e consentirà il collegamento anche con le ferrovie sud-est. Si realizza quindi un hub intermodale capace di rendere fruibili i vari modi di spostamento, quindi i treni che circolano sui binari di Rete Ferroviaria Italiana, i treni che circolano sui binari della Sud-Est, i treni che circolano sulla ferrotranviaria e sulle Apollo-Lucane. Questo consentirà quindi una fruizione più veloce e, permettetemi di dire, anche gradevole da percorrere, e quindi si realizzerà questo hub intermodale che la città di Bari ha sempre richiesto. Contestualmente, subito i prossimi giorni, inizieranno i lavori di restyling degli altri due sottopassaggi oggi esistenti e continueranno i lavori della costruenda stazione lato via Capruzzi. Oggi è circa il 60% della sua realizzazione. Il fabbricato verrà completato a luglio del 2020. E quindi verranno completate tutte le opere previste a progetto. Nello stesso tempo, infine, stiamo lavorando per realizzare, d'intesa con l'amministrazione comunale, il nuovo parcheggio bus, sempre lato via Capruzzi. Capite bene che Bari, che è una delle città più importanti del Mezzogiorno, avrà questo centro nevralgico con tutti i collegamenti possibili, strada, ferro, e quindi consentirà di realizzare quell'auspicato miglioramento del servizio del sistema mobilità delle città. Volevo anche dire che l'opera è praticamente finanziata per circa il 90% dal Ministero Infrastrutture, per il 10% è finanziata da Grandi Stazioni. All'opera ha contribuito anche economicamente l'impegno di Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione degli ascensori nel nuovo sottopassaggio che oggi stiamo per attivare. L'opera complessivamente di questo sottopassaggio è costata circa 3 milioni e mezzo. Il complesso di tutte le opere oggi pianificate su Bari, mi riferisco ai sottopassaggi e al fabbricato, sono circa 14 milioni di euro. Grandi Stazioni ha già realizzato interventi su Bari, basta vedere il restyling del fabbricato storico negli anni passati, e quindi possiamo dire che sulla città di Bari il gruppo Ferrovie dello Stato sta mettendo e ha messo tutta l'attenzione che merita la città di Bari e i cittadini di Bari. Il Sud ha come punto debole quello delle infrastrutture. Questo intervento va
Diciamo che rientra in quella strategia, ovviamente sull'infrastruttura in senso nazionale. Ovviamente dovete, non rappresento in questo momento Rete Ferroviaria Italiana, rappresento grandi stazioni, però le infrastrutture, il sistema dei trasporti non può prescindere dalle stazioni. Le stazioni sono lo snodo e la cerniera di tutte le varie modalità di spostamento, quindi lavorare sulle stazioni vuol dire aumentare e migliorare l'esperienza del viaggio, del cittadino, che non inizia salendo in treno e scendendo dallo stesso, ma inizia uscendo da casa e arrivando a destinazione. Quindi noi siamo un piccolo tassello rispetto al complesso di tutti gli interventi che stiamo mettendo in atto. Ovviamente d'intesa, se parliamo localmente, d'intesa sia con l'amministrazione comunale che con la Regione Puglia. Completamento degli altri due sottopassaggi, primo trimestre del 2020. Completamento del fabbricato realizzando su Via Capuzzi, come ho detto, luglio del 2020. E l'avvio invece del parcheggio bus nel 2020. Termine dei lavori oggi abbiamo stimato intorno al 2023. Perché è un lavoro molto complesso che richiede e prevede delle demolizioni di fabbricati esistenti e quindi insomma, ci sono i tempi necessari per realizzarlo. I benefici sono che oggi si realizza un'infrastruttura, a parte più bella, ma sicuramente più fruibile, mette in collegamento in modo diretto e veloce le varie servizi di trasporto che vengono offerti al cittadino, perché consente praticamente di poter accedere sui binari della ferrotranviaria all'Appo Lucani senza dover necessariamente salire e scendere. Immaginate che vuol dire questo collegamento, vuol dire collegamento con l'aeroporto di Bari, le Appo Lucane vuol dire collegamento con Matera, dall'altra parte il collegamento con le sud-est. Quando in prospettiva realizzeremo l'hub del parcheggio bus, creeremo una condizione praticamente di sistema trasportistico nodo che deve migliorare praticamente la qualità percepita da parte del cittadino. Noi si lavora tutti per migliorare la vita al pendolare e al cittadino attraverso infrastrutture che siano, oltre ad essere belle, confortevoli, facili da usare, veloci, che è quello che cerchiamo di ottenere. Questi sono i primi effetti di un'attività mirata a creare un sistema intermodale, un sistema integrato che collega le varie ferrovie che insistono nell'area della stazione di Bari, quindi la gente potrà tranquillamente scendere da un treno, prenderne un altro, magari quello per l'aeroporto, oppure andare verso Matera con le FAL. Questo è il primo passo di una politica che vede impegnata la Regione nella realizzazione di un sistema trasportistico moderno, e naturalmente a ruota seguiranno altri obiettivi oltre gli altri due sottopassi: il biglietto unico, la tariffa integrata, obiettivi sui quali stiamo già lavorando e non ci vorrà molto. Intanto qui in stazione la realizzazione finalmente del binario Quinto Ovest, che consentirà l'accesso di tutti i treni provenienti da nord in stazione Bari Centrale, quindi Ferrovie Bari Nord, Ferrovie del Gargano. Questo significa un passo in avanti per l'interoperabilità. E poi gli altri obiettivi del trasporto sono continuare nella politica di rinnovo del parco rotabile, sia su ferro che su gomma. Entro il 2024 Rete Trenitalia sostituirà tutti i 46 treni attualmente in servizio con altrettanti treni nuovi, e stiamo trattando per l'acquisto di 5 treni ROC a doppio piano per metterli a disposizione dei pendolari. Devo dire che con tutto il gruppo stiamo facendo cose straordinarie, è bene ricordarlo. Stiamo liberando tutto il quartiere di Via Pigia dai binari, stiamo realizzando un sogno che sembrava irrealizzabile, quello del Colodoco, che liberi parte della città dai binari che la inchiodavano. Come lei ha detto, questo sottopassaggio è necessario perché i binari sono in mezzo. Liberare una parte della città da quei binari è stato un sogno che abbiamo a lungo
inseguito, e quindi la collaborazione, quasi immedesimazione che esiste tra la sua società e in generale tutto il gruppo delle Ferrovie dello Stato è per noi ovviamente una chiave fondamentale, perché lo sviluppo della nostra città e devo dire di tutte le altre città che su Bari trovano i servizi di trasporto e le rotture di carico che serve, che qui arrivano dall'aeroporto, arrivano dalle altre linee ferroviarie concesse, insomma un piano complessivo del ferro che fa di Bari un luogo a disposizione dell'intera regione Puglia e devo dire del paese intero. Quindi ancora grazie, ringrazio in particolare tutti i lavoratori che sono qui, che ovviamente hanno dovuto in questi anni lavorare e stanno ancora lavorando con gravissimi disagi. Io che sono un passeggero abbastanza assiduo li vedo, devo dire, difendere questa stazione, perché ci sono stati momenti in cui bisognava proprio fisicamente difendere, adesso va un po' meglio e quindi voglio cogliere l'occasione per ringraziarli davvero tutti. La grandezza di una regione, di una città dipende dai singoli gesti quotidiani, dalle piccole cose quotidiane, ovviamente anche dalle grandi strategie, ma grazie a Dio a quelle stiamo provvedendo. Adesso bisognerà fare in modo che anche tutti i nostri passeggeri, che qualche volta sono ancora un po' increduli di avere cambiato il ciclo della propria civiltà, si adeguino alle nuove regole e si adeguino al rispetto delle cose di tutti, perché questa stazione è di tutti. La stazione rappresenta non solo il bigliettino da visita di una città, ma rappresenta l'anima, è anche il crocevia di tante partenze, arrivi, tante storie. Oggi con questo sottopasso realizziamo un collegamento tra due zone della città, che è un collegamento più moderno, più efficace. Accoglierà tanti pendolari, tanti studenti e tantissimi turisti che arrivano nella nostra città e soprattutto permette un collegamento tra le stazioni ferroviarie di tutti i gestori delle ferrovie che arrivano all'interno della città di Bari. È un momento importante perché Grandi Stazioni ha rispettato gli impegni, adesso subito dopo l'inaugurazione iniziano i lavori il mese prossimo degli altri due sottopassi per agevolare ancora di più il collegamento tra le zone della città. E poi finalmente all'inizio dell'anno partono i lavori per realizzare la stazione terminal bus extraurbani sull'estramurale Capruzzi all'interno dell'ex squadra rialzo, in modo da eliminare quello scempio su via Capruzzi dove ci sono marciapiedi stretti e persone costrette ad attraversare la strada per raggiungere l'autobus con i bagagli in mano, e questo non, diciamo, siamo una città europea che si candida ad essere una delle città più importanti del Mediterraneo, e quello che accade lì non può accadere più, e questo per noi è importante iniziare i lavori. Ci vorranno 3 anni, ma tra 3 anni avremo un terminal bus con una stazione per gli autobus, una fermata, gli orari, una sala d'attesa, sarà uno spazio confortevole per le tante persone che si muovono con il trasporto pubblico su gomma nell'area regionale, nell'area metropolitana di Bari.